Era il pezzo dei Capital City, Safe and Sound. Siamo di nuovo ora in onda per Sottoporta Show qui a Radio No Frontiere. Ma, caro Federico, chi abbiamo adesso? E caro amico mio, ci abbiamo una grandissima carrambata, perché da spazionapoli.it abbiamo la caporedattrice Alessia Bartiromo. Ciao Alessia! Ciao Alessia! Ciao ragazzi, buonasera! Buonasera. È un grande piacere averti qui ospite con noi. Conosci Ciro Gaiba di NapoliCalcioNews.it? Assolutamente sì. Ciao Alessia, ciao. Ti faccio sapere. Ciao. È un grande piacere averti qui con noi, cara Alessia. Noi stiamo parlando della partita di ieri e ci stavamo proiettando anche al prossimo turno, che come ben saprai è un big match non da poco, Napoli e Roma. Volevo chiederti, ma tu ieri eri presente allo stadio o seguivi la partita da casa? Sì, ieri ero presente allo stadio e vabbè, ovviamente è una bella partita, ha segnato Mertens. Per fortuna sì, ero anch'io presente in curva allo Stadio San Paolo, cara Alessia, e ti confermo effettivamente il clima tutt'altro che disteso, come in realtà doveva essere in origine. Volevo chiederti, qual è l'aspetto più positivo dopo la sconfitta meritata o immeritata di Bologna? Sono solo i 5 gol o l'approccio mentale o qualsiasi altra cosa? Sì, beh, credo sicuramente era importantissimo dare subito un segnale forte sia agli avversari ma soprattutto a se stessi. Una partita che per il Napoli non era assolutamente decisiva, anzi. No, vero. Quindi questo continuo dare motivazioni da parte di Sarri e soprattutto recepirle da parte sia dei titolarissimi ma anche delle seconde linee è un aspetto davvero importante per tutte le competizioni ma soprattutto per il transito di stagione dello stesso Napoli. Poi un altro aspetto positivo appunto sì. È questa voglia di emergere da parte di tutte le pedine della rosa. Io vedo che benissimo. Chiunque venga chiamato in causa in qualsiasi momento, in qualsiasi partita contro qualsiasi avversaria riesce sempre a dare tutto, quindi a seguire le direttive del tecnico ma anche giocare con grande spirito di sacrificio, si vuole mettere in mostra, quindi vedo sia la forza dei singoli ma anche un organico pronto e ben amalgamato a seguire ogni competizione davvero al massimo al meglio, quindi penso siano sicuramente questi due elementi più importanti, ovviamente oltre alla prestazione, oltre ai 5 gol, oltre a tutti i record, a tutte le cose che già avete analizzato al meglio. Beh, verissimo, analisi perfetta la tua Alessia, ma c'è Ciro qua che scalpita della voglia di farti una domanda. Scalpitante. Assolutamente. Io sono un cavallo di razza. Prego, Ciro. Sì, ciao Alessia ancora, volevo chiederti come hai valutato la prestazione del centrocampo del Napoli di ieri, perché a parte Cialoba che ha segnato il suo primo gol in maglia azzurra, io comunque credo che sia stata disputata una buonissima partita anche da David Lopez e Valdifiori. Assolutamente, Valdifiori mi è piaciuto tanto, devo dire la verità, e penso possa essere una risorsa molto importante per il futuro immediato del Napoli. Non è sicuramente una sorpresa perché già lo conoscevamo bene, anche se all'inizio stagione un po' per le scelte di Sarri, un po' per uno stato di forma che tardava ad arrivare, non ha dato comunque il meglio e il massimo, però conosciamo tutti il suo potenziale e penso che avendo la possibilità di giocare con più continuità anche in Europa, che poi questa Europa comunque è una bellissima vetrina, una vetrina comunque importante, soprattutto poi nella prossima fase dove ci saranno avversari ancora più blasonate, anche le squadre che sono scese dalla Champions, possa dare comunque il suo contributo. Idem anche David Lopez, penso che si sia confermato comunque un calciatore che il suo lo fa, quindi che riesce benissimo a tenere i ritmi del Napoli, riesce bene a interpretare ciò che voglia Sarri. Anche Cialoba è stata una bella sorpresa, anche perché è veramente giovanissimo, domani compirà 21 anni, quindi veramente un giocatore di prospettiva, però sicuramente mi ha
gioco forza, sì, anche perché poi le energie sono quelle che sono, e comunque in Coppa Italia si giocherà già a partire da mercoledì prossimo, sempre allo stesso orario della partita di giovedì. Ho qua anche Federico che ti vuole fare un'ultima, anzi una penultima domanda, e poi concluderò io con l'ultima, appunto, domanda. Prego Federico. Allora, volevo fare una domanda ad Alessia, volevo sapere un attimino cosa ne pensava lei di Sarri, cioè nei momenti iniziali di questo campionato i risultati stentavano, e volevo sapere lei di che partito era, cioè si parlava già di un cambio con l'ipotetico Comontella, cioè lei come la vedeva in quelle frazioni distanti? Tu sai bene Alessia che poi tra l'altro a Napoli ci sono i partitini tipo il Pro Benitez, i Pro Sarri, l'antiquesto, l'antiquello. Subito facciamo i partiti qua, cioè, schieriamo e contro schieriamo, volevo sapere una sua opinione in merito. Sì, allora io devo dire la verità, sono stata fortunata riguardo, perché ho avuto appunto la fortuna di prendere parte al ritiro di Rimaro quest'estate, quindi ho visto da vicino il lavoro di Sarri, il che mi ha portato sin da subito ad essere molto ottimista. Ho visto come ha lavorato il tecnico per ben 2 settimane, l'ho vissuto da vicino, ho avuto modo di parlare, di intervistarlo, di vedere davvero da vicino il suo modo di vedere il calcio, ma soprattutto il suo rapporto con i giocatori. E sin da subito, sin da quest'estate, mi ha veramente colpito il suo modo di curare ogni dettaglio, di curare la fase difensiva, di spostare proprio letteralmente i giocatori nel momento in cui vedeva qualche movimento o qualcosa di sbagliato in campo. Quindi io sono stata da sempre molto ottimista, ho detto no, il Napoli non è assolutamente questo delle prime giornate, così non è il gioco che abbiamo visto fare quest'estate dagli azzurri, preparare da fare il ritiro. Quindi mi aspettavo fosse una questione di modulo, una questione di tempo, perché comunque ci voleva appunto un po' di tempo proprio mentale e fisico per memorizzare al meglio tutti i movimenti, per interiorizzare ciò che chiedeva questo nuovo tecnico, ma soprattutto per apportare ogni modifica, perché poi ci saranno delle differenze veramente abissali di ogni tipo, tattico, tecnico, comportamentale, divisione di gioco tra Sarri e Benitez. Quindi anche i diversi giocatori avevano bisogno appunto di tempo e di tanto lavoro per modificare vari aspetti. Quindi dicevo, portiamo pazienza, è vero che il Napoli ha bisogno di risultati subito, quindi non si potrà spendere mesi o troppe settimane. No, assolutamente. Ma almeno sì, un po' più seguo del campionato, non bisogna essere affrettati. Se poi dopo 4-5 giornate vedremo che questo Napoli continuerà ad esprimere il suo massimo, penso che il presidente De Laurentiis sarà il primo a prendere dei provvedimenti, poi di qualsiasi tipo. Per fortuna disponiamo di noi, ecco, dai, non è capace, non è capace. No, perché comunque Alessio, se tu convieni con me, diciamo Sarri è stato scelto dopo 3-4 telefonate, tra cui a Emery, tecnico del Siviglia, cioè non era, che per fortuna non è arrivato, che per fortuna non è arrivato, però diciamo il nostro presidente, come ben sai, non è che sia tanto amato, infatti ha detto che l'ha fatto lui il Napoli. Infatti beh, sappiamo che si lascia un po' trasportare dalle ali del entusiasmo il presidente, quindi a volte dichiara cose con un po' troppa facilità, ecco. Però no, assolutamente, io sono stata sempre ottimista, anche perché penso che Sarri fosse la persona giusta al momento giusto. Al momento di Napoli aveva dei gap tattici e mentali, diciamo, comportamentali, di motivazioni, che sono un tecnico arrivato dalla Gavette con un forte provincialismo poteva dare. Quindi assolutamente, però ovviamente vincere aiuta a vincere, è facile, certo, parlarne a posteriori dopo un ottimo momento, dopo i tanti record in Europa, quindi questa è la mia valutazione per il momento, e spero ovviamente le cose vadano sempre bene fino alla fine. Speriamo che possa andare tutto per il verso giusto, Alessia. Allora, un'ultimissima domanda, poi ti ringrazio per la disponibilità. Volevo chiederti, lunedì, come ben saprai, c'è un sorteggio che attendiamo tutti con grande ansia. Chi vuoi al prossimo turno di Europa League? Ti chiedo di essere stringata nel commento, ecco. Ecco, beh, no, una bella domanda. Mi terei a dire, dai, oddio, io il nome in testa ce l'ho, però non lo voglio dire perché sarebbe una sfida un po' azzardata. Il Borussia? Il Borussia? No, 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 una
finalmente una spagnola. Mi piacerebbe tanto andare in Spagna. Dove? Siviglia o Valencia? Valencia. Valencia. Va bene, allora ci organizziamo. Organizziamo già l'aereo. Adesso ci organizziamo quindi con te e andiamo a Valencia, fantastico. Qualora fosse questa la squadra chiaramente pescata dal Napoli il lunedì all'ora di pranzo, ecco, diciamo. Detto ciò, Alessio, se vuoi aggiungere un'ultima cosa. Se vuoi farci i complimenti, non li aspettiamo. Mattia, ti ringrazio per la disponibilità, per l'invito e per la grande simpatia. Alessia, io ti ringrazio per la disponibilità e ringrazio anche il tuo sito spazionapoli.it e ti ringraziamo particolarmente perché finalmente ci ha dato un tocco femminile a questa trasmissione. E ci voleva decisamente. Ecco, ci voleva. Competenza e qualità, Alessia, complimenti. Ci voleva decisamente. Grazie, grazie mille. Alessia, io ti ringrazio, è stato un grande piacere parlare con te di calcio e di tutti gli argomenti in esso contenuto. Buon proseguo. Grazie. E ti lascio salutare anche da Ciro e da Alessia. Grazie mille ad Alessia Bartiromo di spazionapoli.it.